Nella sede del Consiglio regionale a Pescara, il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, assieme a dirigenti e rappresentanti istituzionali e amministratori, ha tenuto una conferenza stampa sul resoconto dei 2 anni di lavoro e sulle prossime iniziative politiche. Non solo bilanci su questi 2 anni caratterizzati dalla pandemia, ma anche il futuro con le elezioni amministrative. Non sono state risparmiate critiche all'attuale giunta Marsiglio. Fina ha poi seguito che si sta approntando un pacchetto di idee per l'Abruzzo. Il 25 luglio ad Atri ci sarà un confronto dal vivo e un'assemblea regionale. 2 anni intensi, difficili, 3/4 dei quali purtroppo abbiamo affrontato anche i limiti della pandemia, che per la politica sono stati soprattutto impossibilità di contatto con le persone, che adesso torniamo a ricostruire con prudenza. E 2 anni in cui abbiamo osservato una regione declinare, un ente regione diciamo così, perdere consenso nei cittadini, ma soprattutto affrontare con grande difficoltà e con incapacità le problematiche di questa regione, compresa la sfida pandemica, l'insoddisfazione del mondo sanitario, che pure va ringraziato, i litigi interni, una gestione amministrativa opaca, come si vede anche da alcune inquietanti vicende giudiziarie. Oggi noi siamo chiamati però a dare dimostrazione di essere in grado di costruire un'alternativa. Segretario, ci saranno le elezioni amministrative anche in Abruzzo, in comuni medio-grandi del nostro territorio. Voi cercherete di ampliare l'alleanza? Noi siamo un partito che costruisce sempre alleanze, siamo un partito coalizionale. Ci saranno 5 comuni sopra 15.000 abitanti che andranno al voto, molto importanti per la nostra regione. Diversi tra 10.000 e 15.000 e molti piccoli e piccolissimi comuni. Osservo che in tanti di questi il centrosinistra è forte, in quasi tutti i comuni il centrodestra è dilaniato, è diviso, non ci sono ancora candidati in campo, c'è un litigio interno naturalmente caratterizzato molto dall'arroganza del partito del presidente della regione, che fa innanzitutto il capo partito e quindi utilizza la regione per rafforzare Fratelli Italia. D'accordo con i 5 Stelle? Dove è possibile assolutamente sì, in Abruzzo abbiamo un buon rapporto, penso che si possa costruire un progetto nuovo. Naturalmente questo progetto nuovo dovrà essere nuovo anche rispetto alle esperienze del centrosinistra del passato, che sono superate innanzitutto dalla storia. La pandemia e la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci deve far pensare a una prossima generazione Abruzzo. Noi oggi vogliamo lanciare un comitato delle idee, perché l'alternativa, prima ancora che un'alleanza tra partiti, forze politiche, deve essere un'alternativa di progetto. E questo progetto non lo possono scrivere solo i partiti o solo le forze politiche. Bisogna scriverli insieme alle forze sociali, economiche del lavoro, alle forze intellettuali che in questa regione ci sono e che hanno dialogato sempre poco con la politica, perché la politica spesso si è dimostrata sorda.